Analizziamo questa bella vittoria in gara 1 insieme a Coach Biffi, una partita che avete tenuto sotto controllo fin dall'inizio. Somiglia un po' a quella contro Lucca gara 1, dove avevate allungato nel secondo quarto e poi l'avete gestita. Sì, è vero, una partita molto più intensa in questo caso. Poi anche nel secondo tempo, nonostante fossimo in vantaggio diversi punti, Fabio non ha mai mollato e la partita non ha mai dato l'impressione di essere chiusa, onestamente. Però siamo stati sopra effettivamente dall'inizio, almeno dal secondo quarto, e giocando bene, secondo me, muovendo bene la palla, abbiamo trovato anche dei canestri, tanti canestri tre punti, qualcuno fortunoso, bisogna essere onesti, però soprattutto lo spirito in difesa. Abbiamo lottato, eravamo più piccoli, abbiamo preso comunque rimbalzi ed è quella la chiave, quella la chiave. Molti ci sono state delle belle giocate, abbiamo visto Quinti, tanto rassicuriamolo, abbiamo visto anche rientrare, direi nessun problema, perché c'è ancora Romanò che stasera abbiamo visto che faceva qualche esercizio, ma immagino che ancora sia decisamente troppo presto. Comunque la squadra sta bene. Per gara 2 invece ci dicevano i ragazzi di Pavia che in casa Pavia è una bruttissima gatta da pelare. Pavia in casa ha perso una sola partita in tutto il campionato, è sicuramente gioca in modo ben diverso, molto, molto meglio, e sarà una partita difficile. Abbiamo Giacomo Motta che mi fa le facce fuori dalla telecamera, e quindi sarà difficilissima. Ovviamente quello che conterà è lottare. La squadra sta bene perché ha spirito, fisicamente abbiamo un po' di acciacchi, ma con questo spirito superiamo. Un'ultima cosa sull'arbitraggio, perché direi che è stato equanime, nel senso che ogni tanto ha fatto incavolare gli ospiti, ogni tanto anche lei. Quando sono arrivati quei due tecnici abbiamo detto meno male che il tempo ormai è poco, perché sennò magari si poteva anche riaprire. Sì, ci siamo arrabbiati troppo, onestamente, considerando quanto mancava e come stavamo gestendo la partita. Però insomma sono cose che durante la partita, è facile dirlo adesso, durante la partita non è così facile mantenere la calma. Bene, noi adesso non so se dire ci diamo appuntamento alla prossima, sperando che sia già qualcosa di più, comunque in caso noi ci siamo. È ancora, ovviamente la serie è ancora molto lunga, non abbiamo fatto niente e quindi pensiamo a prepararci alla prossima. Ora siamo in compagnia di Gianmarco Centinaio, vicepresidente del Senato della Repubblica, ma soprattutto qui oggi in veste di presidente della Risoscotti Pallacanestro Pavia, che questa sera è uscita sconfitta, lo dicevamo anche con il coach di Saronno. Voi avete davvero una certa difficoltà a affrontare le gare in trasferta, però poi in casa siete praticamente imbattibili, quindi ancora la serie è lunga. Sì, la serie è lunga, vediamo cosa succederà in casa. Pavia ha bisogno di ritrovare quello che ha sempre fatto in casa, e quindi gioco, voglia, grinta, pubblico, e quindi ci aspettiamo e mi aspetto una Pavia totalmente diversa rispetto a quella che ho visto questa sera, perché non mi è piaciuta per niente. E parlando invece più in generale della stagione, ricordiamo, Pavia di fatto è risorta, quindi già comunque è stato raggiunto un ottimo risultato, avete costruito un bel roster, però è chiaro che l'appetito viene mangiando, quindi sperate comunque di andare avanti. Sì, Pavia è risorta, nel senso che questa società nuova c'è da un anno e quindi per noi è la prima stagione vera e propria. Penso che arrivare in semifinale playoff quindi è già un grandissimo risultato, perché a Pavia c'erano tanti scettici che ci dicevano che non avremmo fatto tanta strada, e quindi io però sono uno che non si accontenta mai, i miei giocatori lo sanno, e quindi vediamo di accontentare i tifosi più esigenti. Bene, noi, io l'ho detto già al coach, non so se dar l'appuntamento alla prossima, che ovviamente sarà uno spera di chiuderla prima, però insomma chissà, in caso ci vedremo qui sabato prossimo. In caso ci vedremo la terza.